Buongiorno a tutti e benvenuti al quinto e ultimo episodio di 5 libri e 5 storie di migrazione. Quest'oggi parleremo di traccoglienza e pregiudizio, emigrazione e immigrazione nella storia dell'ultimo secolo, da Sacco e Vanzetti a Gerry e San Maslo, a cura di Giovanni Cerchia. Questo libro, nasce per riflettere sulla drammatica vicenda di Sacco e Vanzetti, usandolo un po' come scusa per invece andare a raccontare una storia ben più complessa, ovvero la vicenda di un paese, denso di problemi e di contrasti, ma comunque da sempre luogo di incontro, di dialogo, di benvenuti e di addii. Dopo un primo corpo di argomentazioni, di materiali e di ricerche, si innestano delle narrazioni invece, sugli sviluppi di un paese come il nostro, ovvero un paese, che cambia pelle, si modernizza, che, attraversa tragedie e talvolta si incupisce. O riscatta le proprie colpe quando meno te lo aspetti. La biblioteca del Museo Regionale dell'Emigrazione è accessibile durante gli orari di apertura del museo stesso, e quindi venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Vi invitiamo a fare il prestito dei nostri volumi, che sono oltre 2000 e che affrontano il tema della grande emigrazione italiana con un focus sul caso piemontese. Questo argomento è sviscerato sotto diversi punti di vista, dal punto di vista storico, sociale, antropologico. Vi sono anche libri di letteratura e di narrativa sempre sul tema. Rientriamo all'interno del sistema bibliotecario pinerolese e dunque i nostri testi sono visionabili anche sul sito erasmo.it.